Salve, sono un'altra volta al The Lost One del futuro, precisamente nel futuro di 2 giorni. Allora, sto per mettermi a montare il video, so già cosa è successo, ma so che è un video abbastanza lungo per i miei standard, però veramente vi chiedo di guardarlo fino alla fine, perché se l'indagine a Mombello che ho fatto con i TPE è stata comunque pazzesca, questo almeno per me lo è ancora di più. Tra l'altro, se non avete visto il video dell'indagine, link in descrizione. E se tutto va bene, ci tornerò con i TPE per indagare su quello che è successo. Quindi, ragazzi, mi raccomando, veramente guardatelo fino alla fine. Lasciate un like già da subito, iscrivetevi e poi fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate voi, perché io sono letteralmente ad oggi, dopo 2 giorni, sono ancora senza parole e non me lo so spiegare. Quindi buon video, ragazzi. Allora, oggi come vedete alle mie spalle ci troviamo davanti a un nuovo posto che ho aggiunto finalmente alla mia mappa dei posti visti e siamo in un vecchio collegio che è stato anche convento che è stato costruito intorno al 500 e nulla, le storie che girano intorno a questo posto sono tante, ma ve le racconterò durante l'esplorazione, quindi direi che possiamo iniziare. Allora, qual era lo scopo di questo luogo? Internet ci dice questo. Lo scopo di questo collegio era di formare un'elite cattolica culturalmente e professionalmente preparata, sensibile alle necessità della diocesi milanese. Allora, ci sono anche delle leggende che girano intorno a questo posto, ovvero si dice che oltre a adempiere lo scopo di cui ho parlato poco fa, si dice anche che al suo interno venissero, tra virgolette, internati anche dei bambini, dei ragazzi, definiti all'epoca come problematici, ovvero, tra virgolette, diciamo dei ragazzi ribelli, e quelli più irrequieti venivano anche, si dice ovviamente, utilizzati come cavie per esperimenti al loro interno. Si dice anche che la figlia del gestore di questo posto, una volta venuta a conoscenza di questi esperimenti, si sia buttata o dal quarto o dal quinto piano di uno di questi edifici, suicidandosi, e si dice che da allora
per queste mura si possano ancora sentire i lamenti di questi bambini e di questi ragazzi che vennero uccisi al loro interno. Là poi è bellissimo perché si vede il lago. Noi prima eravamo lassù. E questa direi che era una classe. Non ci sono molti dubbi a riguardo. Lavagna e sapete quando siete a scuola che magari non state seguendo la lezione, vi state annoiando e guardate fuori dalla finestra. Beh, lasciate che ve lo dica, so che non dovrei zoomare perché è brutto, ma c'è una signora vista. Una ripresa molto alla sanatorio. È veramente tanto tanto inquietante. Non so se si capisce perché non c'è molta profondità in questa ripresa, ma lì non c'è il pavimento, neanche lì, neanche lì. Manca tutto e sono crollati due piani. Poi ci sono questi pezzi di credo cemento che non so da dove arrivino, in realtà molto strano. Ok, quindi abbiamo capito a cosa servissero tutte queste tegole, diciamo così. Erano delle pareti separatorie, vedete lì c'è un pezzo ancora, se vedete c'è una linea che prosegue di qua, ce n'era una anche lì, quindi queste erano semplicemente pareti, per esempio arrivavano fino qua. Così, sono pareti non portanti che non so per quale motivo sono state poi tolte e abbattute. Forse, non lo so, magari erano stati iniziati tra virgolette dei lavori che poi non sono mai stati finiti e questo era solo l'inizio di questi lavori. Allora, come potete vedere, questa è molto probabilmente era una delle parti più recenti, più nuove, perché comunque gli interni, ad esempio questa finestra, bisogna sempre fare molta attenzione ai dettagli. È fatta con del vetro e della fibra di vetro che serviva per isolare il calore. Quindi questa sicuramente era una parte più recente ed è in realtà completamente vuota e molto vandalizzata, quindi neanche ve la sto a far vedere perché non ha nulla di che di interessante. Quindi andiamo avanti. Allora, questa, come potete ben vedere, è la chiesa e si dice che non si sa di preciso dove, io sinceramente penso sotto la chiesa stessa, ci sia una specie di grotta che venne costruita per simulare quella di Lourdes. Quindi ora la andremo a cercare, comunque fa veramente una bella atmosfera questa chiesa, peccato che sia stata completamente distrutta come tutte le chiese che ho visto praticamente. E nulla, proseguiamo.
Questa pensiamo dovesse essere la grotta di cui parlavo prima. In realtà non c'è letteralmente nulla qua dentro. Stavo per uscire, ma... Quella cosa ha appena parlato. Ma che cazzo dici? Quella era una testa di una bambola. Phil. C'è, sì, c'è qualcosa di molto strano e sbagliato qua dentro. Allora, siamo usciti un attimo da quella stanza che in questo momento rimane esattamente sotto di me. E cosa abbiamo fatto, no? Dal video non penso si senta, ok? Tra l'altro anche le campane, tempismo. E sentivamo un rumore tipo un cigolio, no? Ma neanche proprio un cigolio. Non so se avete in mente quelle vecchie bambole, ok? Tipo automi, pensate più o meno a un automa, ok? Che quando si muove crea quel rumore leggermente meccanico. Se trovo qualcosa ve lo metto sopra il video così capite di che suono parlo, ok? Allora io ho detto, vabbè, ma è la porta. O anche un Sarà, suono elettronico, sarà, sembrava anche un suono esatto, elettronico. ecco. Sarà la porta. Umidità. Magari c'è il legno che si contrae e quindi magari fa quel rumore lì. Ho detto, cioè, sarà quello, no? Poi siamo dovuti passare lì davanti alla stanza. Allora abbiamo detto, vabbè, adesso io mi fermo un attimo in silenzio. Ascoltiamo se si sente ancora quel rumore. Niente. Zero. Sono andato ancora più vicino, niente, ancora più vicino ancora, ho mosso la porta perché magari non so, si muove, fa rumore, niente, non era quel rumore lì. Quindi detesto ammetterlo, ma forse Matteo aveva ragione. Il che è parecchio, parecchio inquietante. Cerco un attimo di essere più chiaro. Questa è l'entrata, ok? Scale. Scale. Io ho pensato... È questa porta che fa rumore. Ho fatto così. Il rumore non quadra. E quel rumore io non lo sento minimamente in questo momento. Quindi... Non capisco, cioè... È lì, è quella, ok? Perché? Lo sentite? Dicevo, perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere? Più mi guardo in giro, ora qua non lo percepite bene, ma... Ok, più noto cose molto strane. Quindi ragazzi, per concludere, sì, è passato un altro giorno perché da un sacco che sono dietro a questo video. E io non lo so, vi provo a fare un piccolo resoconto finale. Allora, noi siamo scesi di sotto, come avete visto prima. E abbiamo sentito questo rumore, questa specie di cigolio meccanico, elettronico, un po' diciamo stile bambola vecchia, no? E poi abbiamo detto, tornando a casa, no? Beh, ma vediamo, riascoltiamo le clip e vediamo se la macchina è riuscita a catturare questo rumore, questo suono. E quello non l'ha catturato, quello che abbiamo sentito noi non l'ha catturato. E riascoltando le clip invece abbiamo sentito quel rumore che avete sentito anche voi prima, che noi non avevamo minimamente sentito in quel momento, ed è stato un qualcosa, almeno per me, di veramente inquietante, perché voglio dire, com'è possibile che la macchina abbia registrato un suono che noi non abbiamo sentito, e la macchina ovviamente è molto più potente dell'orecchio umano,
E quindi com'è possibile che abbia registrato quel rumore e non quello che noi abbiamo sentito, dato che l'orecchio è più debole di una macchina? Non lo so, non me lo so spiegare. Io adesso con questo video lancio anche un appello ai ragazzi del TPE che se vorranno potranno venire con me o comunque potranno andare anche da soli a fare un'indagine in questo collegio che secondo me è molto molto interessante sotto questo punto di vista. E nulla, io veramente vorrei sapere la vostra opinione perché io non so veramente che cosa dire. Io spero che questo video sia piaciuto, come detto all'inizio video lasciate un mi piace, iscrivetevi se non l'avete fatto. E niente ragazzi, io se scoprirò altro vi terrò aggiornati e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video di esplorazione. Ciao ragazzi.